Domenico, per gli amici Giando. Ho 59 anni e faccio l'agente di commercio. Sono in Croce Rossa dal 2014, quindi 6 anni. E il ricordo è proprio sul primo intervento, il sabato immediatamente successivo alla scoperta del primo paziente infettivo, intervento a Castiglione d'Adda, sospetto Covid, quindi l'emozione e l'incertezza legata un po' al timore, alla paura, ma anche vivere un'esperienza completamente diversa in uno scenario inaspettato, e quindi sì, è stato un impatto abbastanza forte. Ciao, mi chiamo Angelica e ho 24 anni. Allora, io sono in Croce Rossa dal 2008, tra il 2008 e il 2009, e sono entrata molto giovane, e dal 2017 invece sono diventata dipendente della Croce Rossa di Crema. Diciamo che sono state giornate particolarmente intense, non avevamo l'orario di inizio ma non l'orario di fine, mettiamola così, perché comunque col fatto che tanti ospedali sono stati chiusi, perché ovviamente c'era carenza di ossigeno, posti letto, rianimazione eccetera eccetera, abbiamo dovuto fare dei viaggi molto lunghi, anche più di 100 km per paziente. Secondo me proprio l'intervento che mi ha suscitato un'emozione, secondo me, particolare, che non mi era mai capitata, è stato durante un servizio di H12 come 118, dove siamo andati a prendere un paziente che aveva già del Covid, che aveva già delle disabilità di base. Questo paziente non sentiva e non vedeva, e quindi tramite la nipote mi sono fatta, tra virgolette, spiegare due o tre segni che magari col tocco, toccandomi la mano, il paziente riusciva comunque a capire che eravamo arrivati, di stare tranquillo, e ce l'ho fatta, però è stata veramente dura. Sono Angelo Carrioni, ho 65 anni e è dal 2011 che sono in Croce Rossa. Le due cose che mi ricorderò sempre sono i letti che ho visto in tutti gli ospedali. Qualunque ospedale, da Crema, Cremona, ogni angolo c'era un letto, una barella, letti dappertutto. E l'altra cosa, quando portavo a casa i pazienti guariti, la cosa che mi hanno detto tutti è che hanno avuto paura di morire. Questo mi resterà sempre. Allora, mi sono occupata principalmente di trasporti sanitari, quindi all'inizio dell'emergenza, trasporti da ospedale a ospedale, trasferimenti, e poi nell'ultimo periodo da ospedale a casa o strutture sanitarie, quindi dimissioni. Una cosa particolarmente positiva che mi è rimasta di questo periodo è la generosità delle persone, perché in sede vedevo arrivare veramente di tutto, dalle cose più piccole a gesti veramente eclatanti come la donazione di un'ambulanza, quindi dal cestino di uova all'ambulanza, però veramente ognuno secondo le proprie possibilità.